Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Otoxolan. A cosa serve? Otoxolan è un medicinale veterinario a base del principio attivo marbofloxacina più clotrimazolo più desametasone, appartenente alla categoria degli otorinolaringologici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Krka Farmaceutici Milano SRL. Otoxolan può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Krka DD, Novo Mesto, concessionario Krka Farmaceutici Milano SRL. Ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo: marbofloxacina più clotrimazolo più desametasone. Gruppo terapeutico: otorinolaringologici. Forma farmaceutica: gocce. Confezioni: Otoxolan gocce auricolari, sospensione per cani, flacone da 10 ml. Principio attivo: 1 ml di sospensione contiene marbofloxacina 3,0 mg, clotrimazolo 10,0 mg, desametasone acetato 1,0 mg, pari a desametasone 0,9 mg. Indicazioni: trattamento per l'otite esterna di origine, rispettivamente sia batterica che fungina dovuta a batteri sensibili alla marbofloxacina, e funghi specialmente Malassezia pachydermatis sensibili al clotrimazolo. Il prodotto deve essere utilizzato in base a test di sensibilità. Posologia: per uso auricolare. Applicare 10 gocce nell'orecchio una volta al giorno per 7-14 giorni. Dopo 7 giorni di trattamento, deve essere valutato il consiglio del medico veterinario per la necessità di estendere il trattamento ad un'altra settimana. Una goccia di preparazione contiene 71,7 mg di marbofloxacina, 237,7 mg clotrimazolo e 23,77 mg di desametasone acetato. Agitare bene per 30 secondi prima dell'uso e premere delicatamente per riempire il contagocce con il prodotto. Dopo l'applicazione, la base dell'orecchio può essere massaggiata brevemente e delicatamente per consentire alla preparazione di penetrare nella parte inferiore del condotto uditivo. Quando il prodotto è destinato all'uso in diversi cani, utilizzare un contagocce per cane. Avvertenze: il condotto uditivo esterno deve essere meticolosamente pulito e asciugato prima del trattamento. Otiti batteriche e fungine sono spesso di natura secondaria. La causa di fondo deve essere identificata e trattata. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: evitare il contatto con gli occhi degli animali. In caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua. Quando il medicinale veterinario viene utilizzato, devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali e locali sugli antimicrobici. L'uso eccessivo di una singola classe di antibiotici può determinare l'induzione di resistenza in una popolazione batterica. È prudente riservare i fluoroquinoloni per il trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto scarsamente o che si prevede rispondano scarsamente ad altre classi di antibiotici. Prima del trattamento con il medicinale veterinario, deve essere verificata l'integrità della membrana timpanica. L'uso topico prolungato ed intensivo di preparazioni a base di corticosteroidi è noto per innescare effetti locali e sistemici, incluse la soppressione della funzione surrenale, l'assottigliamento dell'epidermide e la guarigione ritardata delle ferite. I medicinali appartenenti alla classe dei chinoloni sono stati associati all'erosione della cartilagine delle articolazioni portanti e altre forme di artropatia in animali in accrescimento appartenenti a varie specie. Non è raccomandato l'uso del medicinale in animali giovani. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.